Luigi Lanzi nasceva il 13 giugno 1732 da una famiglia originaria di Corridonia, che all'epoca era denominata Montolmo. Come mai Luigi Lanzi nasce a Treia, che all'epoca era chiamata Montecchio? Beh, perché il padre Gaetano svolgeva l'attività di medico condotto e quindi girava per i centri marchigiani con contratti periodici della durata generalmente non superiore ai 3 anni. E quindi nel 1732 Gaetano si trovava ad operare a Montecchio. Il giovane Luigi, sin dai primi anni di vita, sembra per una volontà, per un capriccio del destino, essere indirizzato verso una carriera ecclesiastica. Difatti, all'età di 5 anni, a causa di una malattia infettiva, probabilmente il vaiolo, Luigi giunge ad una guarigione ritenuta miracolosa, attribuita all'intercessione di San Luigi Gonzaga, per cui la famiglia decide di avviare il giovane ragazzo a una carriera ecclesiastica, indirizzandolo verso la Compagnia di Gesù, perché San Luigi Gonzaga costituiva uno dei maggiori santi dell'ordine della Compagnia di Gesù. Così viene avviato in età estremamente precoce agli studi. E già tra l'altro, tra la fine degli anni 30 del Settecento e i primi anni 40 del Settecento, il giovane Luigi Lanzi è in grado di recitare dei sermoni, brevi sermoni, in occasione di particolari festività. Penso alla Pentecoste o al Natale. E così in alcuni centri marchigiani, a Force, ad Amandola e nella stessa Montecchio, Luigi Lanzi recita questi brevi componimenti in pubblico e nel 1741 sappiamo che nella chiesa di San Filippo a Treia il giovane ragazzo, precoce anche da un punto di vista del talento personale, ottiene un particolare successo anche dal punto di vista dei contenuti, no? E nei primi anni 40 il giovane ragazzo viene avviato agli studi all'interno dei collegi gesuitici. Ecco che nel 1744 Luigi Lanzi lascia la famiglia per entrare nel collegio dei gesuiti a Fermo. Nel 1749, dopo questi anni di esperienza a Fermo, Luigi Lanzi si trasferisce a Roma per studiare presso il Collegio Romano, principale istituzione educativa, formativa dei gesuiti, direi non solamente a Roma, ma tra le più grandi in Italia. E qui Luigi Lanzi studia le lingue classiche, approfondisce la filosofia studiando la fisica e la metafisica e successivamente approfondisce gli studi di retorica e di teologia. Così viene ad avviarsi un percorso dedicato soprattutto alle umane lettere. Luigi Lanzi inizia la propria attività letteraria attraverso contatti con il mondo arcadico. Fino ai primi anni 70 del Settecento, Luigi Lanzi si dedica esclusivamente a brevi componimenti di carattere letterario, oratori, ma non ancora agli studi dedicati all'antiquaria. È vero che tra il quinto e il settimo decennio del Settecento ha modo di conoscere alcuni dei principali antiquari dell'ambiente romano, anche collezionisti di antichità, cosa che lo avvicina gradualmente allo studio dell'archeologia, allo studio quindi delle discipline classiche, non solo da un punto di vista dei testi letterari, ma anche delle testimonianze figurative, dei manufatti, dei reperti che in quegli anni venivano collezionati da importanti personaggi, mecenati, esponenti in rapporto con il mondo curiale. Ma la svolta della sua vita avviene
in un'età già avanzata, quando Lanzi ormai ha più di 40 anni, siamo intorno al 1775, da un paio di anni è stata soppressa la Compagnia del Gesù, quindi Lanzi dopo la soppressione della Compagnia si trova ad essere disoccupato e la situazione sembra essere particolarmente precaria, fino a che nel 1775, grazie all'appoggio di Monsignor Angelo Fabroni, diventa sostanzialmente l'aiuto dell'antiquario granducale Giuseppe Pelli Bencivenni. Effettivamente il suo ingresso nell'ambiente toscano introduce nuovi problemi. Nell'ambiente toscano il granduca Pietro Leopoldo non sembra essere il privilegiato interlocutore degli ex gesuiti, quanto piuttosto sembra avere rapporti con ambienti di differente natura, con i giansenisti che in qualche modo si collegano anche ai nuovi fermenti culturali, alle nuove idee che grazie all'età dell'illuminismo si vengono a diffondere in Europa e anche, seppur con una certa marginalità, in Italia. E questo si rivelerà importante, perché a fronte di una disciplina estremamente dura basata sulle tecniche dei gesuiti, sulla mnemotecnica, sulla conoscenza della retorica classica, della teologia, della filosofia, della logica, Lanzi viene a unire anche l'esigenza di una verifica sperimentale delle proprie indagini, per cui l'osservazione diretta, il giudizio dell'occhio diventa un elemento fondamentale anche nello studio antiquario, nello studio dedicato alle testimonianze delle civiltà antiche e dell'archeologia. E questo è un elemento fondamentale che si riverbera anche negli studi storiografici, quegli studi storiografici che caratterizzano l'attività di Luigi Lanzi, in particolare nell'antiquaria, nell'archeologia e nella storia dell'arte.